Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, dove una coppia interessata può trovare, divisi per regione, tutti i centri di PMA autorizzati, si fa riferimento a strutture di primo livello, secondo livello e terzo livello. Ma cosa si intende? I livelli delle procedure di procreazione medico-assistita dipendono soprattutto da dei requisiti che il centro accreditato deve avere, ma dal punto di vista clinico invece la differenza fondamentale è che i centri che hanno attività di primo livello, cioè di attività dove la fertilizzazione viene ricercata in vivo, cioè nell'utero della donna, ad esempio l'inseminazione, fanno parte di un'area. Viceversa, il secondo e il terzo livello sono quelle procedure extracorporee dove la fertilizzazione avviene in laboratorio come la FIV e la ICSI e che comprendono appunto tutte queste tecniche di fertilizzazione dell'ovocita una volta portato fuori dall'organismo femminile. Il terzo livello in specifica sono quelle procedure che necessitano anche di un prelievo testicolare per recupero degli spermatozoi.